In questo tutorial, passo passo, vi mostro come si lavora questo cappellino. È il modello Amaryllis della Drops Design e ve lo mostro in ogni suo passaggio, anche perché sembra complicato, ma non lo è affatto. È un cappellino particolare per la sua parte iniziale, quindi non è il solito cappellino con il bordo a coste o risvoltato. Si lavora in una giornata molto tranquillamente ed è bello sia lavorato in filati tipo mohair, diciamo di quelli un po' pelosetti, che in lana merino 100% come quello che ho realizzato nel tutorial. Bene, vi lascio le immagini della lavorazione e vi auguro una buona visione. Realizzerò il cappellino con questo filato Rugiada Merino Extra Fine di Alessandra, che è morbidissimo, e ho scelto il color malva scuro. Io ho acquistato questo filato presso la merceria del mio paese, la Coccinella, ma se volete potete trovarlo anche online sulla pagina La Coccinella Filati e Mercerie. Vi lascio il link al filato nella info box. Intanto vi dico che questo filato sviluppa 125 metri per 50 grammi, quindi così vi regolate nell'eventualità che utilizzate un altro tipo di lana. Il numero di ferri consigliato è il 4, ma io in questo caso lavorerò con un 4,5 e utilizzerò un ferro circolare da 40 cm e un marcapunti. Bene, andiamo a vedere come si lavora il nostro cappellino. Innanzitutto monteremo le maglie e per il nostro cappello misura LXL dovremo montare 108 maglie. Per stabilire quanto filo dobbiamo lasciare nella codina esterna, facciamo in questo modo. Prendiamo il filo e lo avvolgiamo, in questo caso 108 volte intorno al ferro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continuate fino a 108 e poi il filo che avrete sarà quello che utilizzeremo per come parte esterna. Dunque, montiamo 108 maglie. Io utilizzerò il German Twisted Cast On che vi ho fatto vedere in un video precedente e con il quale mi trovo benissimo per la particolare elasticità che dà alle parti iniziali, che possono essere di un cappellino oppure di un collo. Allora, si parte lavorando in questo modo. Ad ogni modo vi consiglio di andare a vedere il video, perché veramente è un metodo di inizio lavoro molto molto efficace. Allora, lavoriamo le nostre 108 maglie. Potete utilizzare comunque, se non vi trovate con questo tipo di montaggio, altri metodi che utilizzate abitualmente. Ho montato 108 maglie, ma prima di chiudere in circolo, io abitualmente aggiungo una maglia in più.
quindi 109, dopodiché aggiustiamo le maglie per evitare che girino. Prendo la prima maglia che si trova alla sinistra e faccio una cavallata con l'ultima maglia del ferro di destra. Ecco qua, tiriamo, poi passiamo questa maglia che abbiamo ottenuto dall'accavallamento di nuovo sul ferro di sinistra. Siamo tornati ad avere 108 maglie, ma come potete vedere non c'è spazio tra l'inizio e la fine del giro. Quindi questo permette di avere un inizio-fine giro abbastanza rifinito. A questo punto inseriamo il nostro marcapunti e possiamo iniziare la lavorazione del cappellino. Utilizzeremo per il nostro cappello la maglia a diritto, la maglia a diritto ritorto, il rovescio, il gettato e due maglie insieme, lavorate insieme a diritto. Questi sono i punti che utilizzeremo. Iniziamo a lavorare il nostro cappello facendo un giro in cui alterneremo un rovescio e un diritto ritorto. Quindi iniziamo un rovescio e un diritto ritorto che lavoreremo inserendo il ferro nell'asola nella parte posteriore del punto. Quindi in questo modo. Un rovescio, un diritto ritorto, di nuovo una maglia a rovescio e una a diritto ritorto prendendola dietro. Continuiamo fino alla fine del giro. Secondo giro, lavoriamo alla stessa maniera, quindi iniziamo con un rovescio, è un diritto a ritorto, vedete, prendiamo dietro la maglia, di nuovo un rovescio ed un diritto a ritorto. Rovescio, potete sbagliarvi perché lavorerete il rovescio sul rovescio, è come se stessimo facendo una maglia a coste, ma invece del diritto lavoriamo il diritto ritorto. Quindi continuiamo lavorando un rovescio e un diritto ritorto fino alla fine del giro. Terzo giro, lo stesso, lavoriamo tutto il nostro giro con un rovescio e un diritto ritorto, un rovescio e un diritto ritorto, un rovescio. Un diritto ritorto per tutto il giro.
quarto giro, ripetiamo ancora, rovescio, diritto ritorto, rovescio, diritto ritorto, un rovescio e un diritto ritorto fino alla fine del nostro giro. Dal quinto giro in poi lavoreremo con il motivo che verrà a disegnarsi. Il motivo sarà su 18 maglie. Per una maggiore comodità, per evitare errori, io vi consiglio di posizionare un marcapunti ogni 18 maglie del nostro lavoro, in modo che non ci saranno errori durante la lavorazione, la ripetizione del motivo. Quindi un marcapunti ce l'abbiamo all'inizio. Ricordatevi, dovete fare sempre un marcapunti diverso per l'inizio, altrimenti poi non ci capirete più nulla, nel senso che non riusciremo a capire qual è l'inizio e qual è la fine del giro. E altri 5 marcapunti serviranno per delimitare le 6 zone da lavorare. Quinto giro. Facciamo un gettato passando sul davanti del ferro, gli passiamo intorno e ritorniamo con il filo davanti, perché dobbiamo iniziare con una maglia a rovescio. Dopodiché ripetiamo un diritto ritorto, quindi una maglia a rovescio e un diritto ritorto, un rovescio e un diritto ritorto, un rovescio, un diritto ritorto, e le ultime 2 maglie le lavoriamo insieme a diritto, quindi le prendiamo tutte e 2 insieme e lavoriamo a diritto. Questa è la ripetizione per tutti gli altri, tutte le altre parti. Sesto giro. Lavoriamo a diritto il gettato, prendiamolo da dietro in modo che non si formi il forellino. Quindi facciamo un diritto, poi di nuovo un gettato, e ripetiamo l'alternanza di un rovescio e un diritto a ritorto fino agli ultimi 2 punti. Terminiamo con un rovescio e lavoriamo le ultime 2 maglie insieme a diritto. Settimo giro. Lavoriamo 2 diritti, uno, il secondo lo lavoriamo dal gettato del giro precedente, prendiamolo dal retro in modo da chiudere il punto
Facciamo un nuovo gettato. E lavoriamo la prima maglia a rovescio, poi un diritto ritorto. Continuiamo lavorando un rovescio e un diritto ritorto fino agli ultimi due punti che rimangono prima del marcapunti. Lavoriamo insieme a diritto gli ultimi due punti. Ecco, ottavo giro. Lavoriamo tre diritti. Uno, due, il terzo, che è quello che dobbiamo fare nel gettato precedente, lo lavoriamo a ritorto. Ecco, quindi abbiamo i nostri tre diritti. Ora facciamo nuovamente il gettato. Lavoriamo le nostre maglie come si presentano, quindi un diritto ritorto dove c'è il diritto ritorto, il rovescio dove c'è il rovescio, ricordandoci di lavorare insieme a diritto le ultime due maglie prima del marcapunti. Eccoci qua, quindi queste due maglie le lavoriamo insieme, tutte e due, le prendiamo insieme e le lavoriamo a diritto. Nono giro. Lavoriamo 3 diritti normali, uno, a ritorto dove abbiamo il gettato, quindi abbiamo 4 diritti. Un gettato e lavoriamo un rovescio e un diritto ritorto finché non rimangono due maglie come al solito prima del marcapunti. Ultime due maglie insieme a diritto. Ripetiamo per tutto il giro. Decimo giro. Allora vi ricordo che il gettato va lavorato sempre a ritorto per evitare un buco grande. Quindi da questo momento in poi non ve lo ripeterò ogni volta, ma vi dirò solamente quante maglie a diritto vanno fatte all'inizio del motivo. Allora, in questo decimo giro, quindi, lavoreremo 5 diritti. 1, 2, 3, 4 e 5. Gettato e seguiamo la sequenza che abbiamo del giro precedente fino alle ultime due maglie. Vale a dire il nostro rovescio e il diritto ritorto.
due maglie lavorate insieme a diritto. Ripetere per tutte le parti da lavorare fino alla fine del giro. Undicesimo giro, lavoriamo 6 diritti, 'Gettato' e 'a rovescio e diritto ritorto' le maglie che rimangono fino agli ultimi due punti prima del nostro marcapunti. Ed ecco le due maglie prese insieme a diritto. La lavorazione si sta delineando. Vedete che siamo partiti con 4 giri lavorati tutti a rovescio e diritto ritorto. Man mano abbiamo iniziato ad aggiungere dei diritti normali, diminuendo questa parte lavorata a coste, diciamo, a coste sollevate. Continuando con questa lavorazione, praticamente aumentando le maglie a diritto, ci troveremo a chiudere completamente questo motivo e ad avere una parte lavorata a maglia rasata, ma ci arriveremo pian piano. Bene, continuate per tutto il giro con i 6 diritti, il gettato, la parte lavorata a coste e le due maglie prese insieme prima del marcapunti. Dodicesimo ferro, lavoriamo 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un gettato. E riprendiamo la nostra lavorazione. Fino alle ultime due maglie che lavoreremo come al solito con le ripetere per il resto del giro. Tredicesimo giro. 8 diritti.
un gettato. Lavorare le maglie come si presentano fino a che non ne restano due prima del marcapunti. E queste le lavoriamo tutte e due insieme a diritto. Ripetere per tutto il giro. Quattordicesimo giro, lavoriamo 9 diritti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9, 1 gettato, le maglie come si presentano? Le ultime due, tutte e due, prese insieme e lavorate a diritto. Ripetiamo per tutto il giro. Quindicesimo giro, lavoriamo 10 diritti. 1 gettato, le maglie come si presentano ad esclusione delle ultime due. Che lavoriamo prendendo l'insieme a diritto. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Sedicesimo giro, lavoriamo 11 diritti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facciamo il nostro gettato e lavoriamo le maglie come si presentano. Ad esclusione delle ultime due. Che lavoreremo come al solito prendendo l'insieme a diritto. Ecco qua. Continuare per tutto il giro. Diciassettesimo giro. Lavoriamo 12 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Un gettato. Lavoriamo le maglie come si presentano, ad esclusione delle ultime due. Quindi un rovescio, un gettato, un diritto ritorto, scusate, un rovescio, un diritto ritorto e poi le ultime due le lavoriamo insieme a diritto. Ecco, ripetere per tutto il resto del giro. Diciottesimo ferro. Lavoriamo 13 diritti. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Gettato. Un rovescio, un diritto a ritorto, un rovescio, due maglie insieme prese a dritto, due maglie insieme lavorate a diritto. Ecco, vedete come man mano diminuiscono le parti lavorate. Effetto costa. Bene, ripetete questa sequenza fino alla fine del giro. Diciannovesimo giro. Lavoriamo 14 diritti. Tredici, quattordici. Lavoriamo il gettato, un rovescio, un diritto ritorto, due maglie prese insieme lavorate a diritto. Ripetiamo per le altre parti del giro. Passiamo al ventesimo giro. Lavoriamo 15 diritti. Un nove. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Un gettato, un rovescio, due maglie lavorate insieme a dritto. Ripetere per tutto il giro. Ventunesimo giro.
Lavoriamo 16 diritti. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. Facciamo un gettato, questa volta lo facciamo ripassando il filo dietro il lavoro, perché dobbiamo lavorare a diritto queste due maglie. Quindi gettato e due maglie insieme a diritto. Ripetiamo per tutto il giro. 22esimo giro. Lavoriamo tutte le maglie al dritto, tranne le ultime due che saranno lavorate insieme a diritto. Lavoriamo insieme il gettato precedente con l'ultima maglia diritta. Ecco qua. Dovremmo avere 17 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 17. Ripetiamo per il resto del giro. Per completare il nostro motivo, praticamente adesso facciamo un giro completamente a diritto e durante questo giro possiamo togliere i marcapunti che incontriamo man mano, naturalmente quelli che delimitavano le maglie da lavorare con il motivo ripetuto. Assolutamente non tocchiamo quello che delimita l'inizio e la fine del giro. Quindi non ci resta che fare questo giro tutto quanto a diritto. Se fate caso comunque al numero di maglie, siamo partiti con 18 maglie per ogni motivo e adesso ne risultano invece 17. 17 per ogni motivo. Ecco. Togliamo il marcapunti e continuiamo fino alla fine del giro. Ecco qua, abbiamo terminato la nostra parte iniziale del cappellino. Come vedete, abbiamo questi motivi a punta, molto decorativi,
E potete notare poi, quando avremo finito tutto, questo piccolo smerlo appena accennato. Ora viene la parte, diciamo, più semplice perché dobbiamo lavorare a maglia rasata fino a raggiungere all'incirca 18 centimetri di altezza del lavoro, misurandolo dall'inizio del bordo. Quindi, lavoriamo tutti i giri a diritto e ci vediamo di nuovo una volta raggiunta la dimensione richiesta dal cappellino.